Sindaco Ernesto Alecci, oggi qui a Soverato a Teatro, un importante incontro organizzato da lei in collaborazione con il SERT di Soverato, con le scuole, per parlare di un fenomeno attuale, sempre più purtroppo in aumento, come bullismo, cyberbullismo e quindi dipendenza da internet. Sì, nasce da un lavoro fatto assieme al tavolo delle politiche sociali, che da qualche mese si riunisce e determina degli argomenti che hanno una certa priorità. Il primo argomento che abbiamo inteso affrontare è stato quello appunto della dipendenza da internet, che poi alla dipendenza di internet appunto si collega anche il bullismo, cyberbullismo, e la dipendenza anche da questi giochi online, che è una forma di ludopatia, soprattutto per i ragazzini e per i più piccoli. Sono degli incontri assolutamente interessanti che danno modo anche con l'interazione dei ragazzi a far emergere quelle che sono delle loro difficoltà, delle loro problematiche. Ringrazio innanzitutto i dirigenti scolastici sia di Maria Ausiliatrice, Suor Rosilia, che Don Gino dell'Istituto Salesiano, che è la Spanò della scuola Ugo Foscolo, per aver insomma aderito subito a questo progetto e fatto venire in teatro circa 300 ragazzi. E poi ringrazio il SERD di Soverato che ha dimostrato grande sensibilità. Abbiamo la fortuna di avere il SERD, quindi questo ex SERT, ora si chiama SERD, servizio proprio per le dipendenze in genere, che insieme a noi ha avviato un percorso che parte con questo primo incontro, ma continuerà già dal mese di settembre-ottobre per tutto il prossimo anno scolastico. Affronteremo quindi anche il problema dell'alcol, delle dipendenze appunto dal tabacco o altri tipi di dipendenze, perché su questi temi non bisogna mai abbassare la guardia, anzi, quello che leggiamo sui giornali o vediamo in TV ci fa capire che in effetti dovremmo avere noi adulti un pochino più attenzione. Io ho voluto mandare un video simpatico nel quale si vede appunto che ormai le famiglie passano anche il pranzo o la cena con tutti quanti i componenti del nucleo familiare, soprattutto gli adulti, con il cellulare in mano, e questo sicuramente è un esempio negativo che sta tagliando quelle che sono le relazioni personali. Prima la dottoressa Audino ha cercato di coinvolgere i ragazzi. E magari questi ragazzi sono dei leoni dietro un cellulare o dietro un computer, ma poi imbarazzatissimi e nessuno che volesse dire una parola a un microfono di fronte agli altri, e questo già è un termometro importante che ci fa capire quale difficoltà questi ragazzi stanno attraversando. Il servizio per le dipendenze patologiche si occupa di dipendenze senza sostanza e con sostanza. Nella fattispecie oggi abbiamo parlato proprio di una dipendenza senza sostanza, che è quella dipendenza da internet. Abbiamo visto come è complessa la rete e diciamo i luoghi, i nodi critici proprio della rete e come molti ragazzi possono essere intrappolati in questo complesso meccanismo. Abbiamo parlato anche di un'altra realtà che colpisce proprio questa fascia di età, che è dai 13 ai 16 anni, e oggi abbiamo focalizzato proprio l'attenzione sul bullismo. Bisogna iniziare a parlare ed educare sia i genitori, sia i ragazzi e anche il gruppo scuola. Quella senza sostanze è più complessa la cura, molto più complessa perché si impronta praticamente su un danno sulla comunicazione, molto complessa. La cura è quella proprio sicuramente della impostare un intervento proprio di natura psicologica.